Toscana TG, a tutti buonasera. Gli agricoltori in protesta in molti paesi d'Europa contro le politiche europee, una protesta che ha invaso da qualche giorno anche l'Italia. Un corteo di trattori si è mosso dalla Valdichiana in direzione di Roma proprio per andare a protestare nella capitale. Sentite. Sono pronti per partire dopo 7 giorni di presidio qui al casello A1 Valdichiana. I manifestanti si stanno organizzando, stanno formando il corteo, verranno scortati dalle forze dell'ordine, imboccheranno la Cassia, la direzione è Roma. Si sono dati appuntamento in zona Nomentana, 15 ettari di terreno per ospitare agricoltori da tutta Italia. Da Sinalunga circa 80 i mezzi che si sono messi in marcia, 800 quelli attesi a Roma. Abbiamo avuto i primi contatti, diciamo che si è aperta una piccola finestra di dialogo. Non abbiamo ancora avuto un incontro ufficiale e siamo in attesa. Siamo contenti per la partecipazione. E anche per la popolazione che è venuta, ci ha portato pasti caldi, ci ha aiutato nell'organizzazione. Ora si va a Roma, sapevamo che dovevamo fare questo passo, deve essere l'insegnamento per l'associazione di categoria, perché alla fine un gruppo di contadini semplici, se vuole, riesce ad organizzarsi e a fare tutto. Un manifesto di 10 punti, le priorità per voi in questo momento quali sono? La priorità poi sono tutti i punti che si possono collegare, a partire dal Green Deal, però una battaglia va fatta in Europa, a qualcosa possiamo fare a livello nazionale, un tavolo tecnico permanente proprio per avere la forza che ci ha allevato l'associazione di categoria in questi anni. Noi vogliamo trattare direttamente con il governo. E un altro punto molto importante è andare a cercare di diminuire sia la burocrazia e anche la tassazione. Comunque sarà una battaglia lunga, ma siamo disposti a metterci al tavolino perché, ripeto, non vogliamo andare a fare la guerra al governo. Ora c'è la destra, ma andava bene anche la sinistra. Qualsiasi governo ci sia deve prendere la responsabilità, aiutarci e andare in Europa a combattere i nostri problemi. La cronaca con la maxi operazione antidroga dei carabinieri, con decine di arresti tra la Toscana, l'Albania e altri paesi europei. Sono state smantellate 4 potenti organizzazioni criminali. La base operativa era un appartamento a Borgo San Lorenzo. Tra i reati è contestata l'associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Era un anonimo appartamento di Borgo San Lorenzo, la base operativa del traffico internazionale di droga gestito dalla criminalità organizzata albanese. Da qui i boss di stanza in Toscana, tra loro alcune donne, una delle quali esperta di qualità, tanto che dipendeva da lei l'acquisto di questo o quella partita, decidevano quanto stupefacente comprare, da chi, dove, quando farlo arrivare, come e a chi smistarlo per soddisfare la richiesta della piazza fiorentina. E da qui tenevano i rapporti di stretta collaborazione con un altro gruppo di trafficanti attivo in Toscana e con quelli con base in Olanda e in Albania. 83 in tutto gli indagati dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e della Procura di Tirana, in larghissima parte albanesi. 70 sono finiti in carcere, 8 le persone ai domiciliari, 5 i milioni di euro sottoposti a sequestro preventivo. Un colossale giro di droga intercettato nel 2019 dai carabinieri di Borgo San Lorenzo e attraverso un'indagine durata 2 anni, ricostruito per filo e per segno insieme ai colleghi del Comando Provinciale, alla Direzione Centrale Servizi Antidroga, all'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza dell'Ambasciata in Albania. 50 kg di cocaina al mese, non solo di cocaina, ma anche di marijuana, parliamo di centinaia di chili a ogni singolo trasporto, hashish, MDMA, eroina e anche altre droghe sintetiche. Le 4 strutture criminali collaboravano con tutte le accortezze del caso, affidando le comunicazioni a telefonini criptati per tenere lontano il rischio di intercettazioni, precauzioni che non sono state sufficienti però. I carabinieri sono partiti dall'appartamento di Borgo San Lorenzo. Una base importante di smercio, hanno seguito tutte le possibili diramazioni di questo grosso traffico internazionale e dove non potevano arrivare in prima persona hanno attivato tutti i canali che oggi gli accordi giuridici permettono per effettuare indagini transnazionali. Il territorio toscano, che è un territorio bellissimo e magnifico per tanti aspetti, è anche crocevia di importanti traffici internazionali, primo fra tutti il traffico internazionale di stupefacenti. E qui abbiamo una
presenza cospicua, diciamo, di etnia albanese che è coinvolta in questi traffici, e questa indagine lo conferma. Una criminalità albanese che però da anni si proietta sugli scenari internazionali, che si rapporta direttamente ai grandi cartelli sudamericani per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, che quindi è diventata un riferimento anche per le nostre mafie nostrane, per l'Ndrangheta in particolar modo. Questo è un dato che emerge in maniera chiara sia da questo procedimento che da altri trattati, sia da questo ufficio che da altri uffici giudiziari italiani ed europei, e cioè quello della dimensione a rete che ormai questi gruppi criminali mettono in essere, nel senso che noi non troviamo più un gruppo criminale che si occupa di tutta la catena, dalla fase di approvvigionamento alla fase, come dire, ultima di distribuzione sul territorio e alle fasi di riciclaggio. Abbiamo una scomposizione delle attività criminali operando secondo la logica tipicamente imprenditoriale. Una segmentazione delle attività comporta economie di scala, riduzione del rischio e crescita dei profitti. È contro questo tipo di criminalità che ovviamente noi cerchiamo di dare delle risposte adeguate e che si fondano soprattutto sulla collaborazione internazionale. E adesso vi mostriamo delle immagini, sono state girate con un telefonino da un cittadino e mostrano un uomo che ieri pomeriggio ha accoltellato almeno due persone in pieno centro a Prato. È successo in Piazza Duomo, al culmine di quello che sembra un regolamento di conti tra spacciatori nordafricani. Attorno alle 14.30 il cuore del centro storico si è trasformato nel Far West con un parapiglia tra bande terminato con almeno due feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale e la polizia. Le ferite riportate dai 2, 31 e 28 anni non sono gravi. Ora è caccia all'uomo che ha sferrato i colpi. Grazie alle telecamere della videosorveglianza pubblica, le forze dell'ordine lo avrebbero riconosciuto e sarebbero sulle sue tracce. Si tratterebbe di un magrebino di 28 anni. La variante alla Chiantigiana che libererà Grassina, un'opera della quale si parla da ormai 50 anni. Stamani la posa del primo tratto del ponte. Abbiamo seguito. Dopo l'intervento della scorsa settimana nella zona di Ponte Anicheri, stamani è stato il momento della posa del primo tratto del nuovo ponte della variante alla Chiantigiana nella zona del Borro delle Argille. Un momento fondamentale per la realizzazione di un'opera di cui si parla da decenni e che, quando sarà completata, libererà il centro di Grassina dal traffico. Il primo lotto, da Ponte Anicheri a Ghiacciaia, subito dopo il paese, e di cui il ponte fa parte, sarà realizzato entro il novembre di quest'anno e permetterà di deviare le auto che vanno verso San Polo e la zona artigianale Scolivigne, dove si trovano molte aziende della moda del lusso. Subito dopo, entro la fine di quest'anno, partiranno i cantieri per il secondo lotto, che sarà completato entro la fine del 2026 e libererà Grassina anche dal traffico diretto verso il Chianti. Oltre a queste, sono già in stato di avanzamento opere accessorie come le rotonde nei pressi dell'ospedale di Santa Maria Annunziata, che fluidificheranno ulteriormente il traffico. L'intera opera, realizzata in un unico appalto dalla ditta toscana Rosi Leopoldo, vale 38 milioni, finanziati dalla Regione, dalla città metropolitana e dai comuni interessati, Vagno a Ripoli e Greve in Chianti. Come spesso accade nelle opere di lunga realizzazione, il sindaco che ne è stato il protagonista non sarà quello a tagliare il nastro. È il caso di Francesco Casini, che si ripromette, prima della scadenza del suo mandato a giugno, di percorrere almeno il primo lotto, anche fosse ancora sterrato. Ci abbiamo lavorato con grande impegno in questi anni, in questi mesi, e adesso finalmente questo, che è un passaggio storico, forse anche l'emblema di un'opera che non decollava mai, piena di problemi, invece con impegno, con il lavoro, siamo riusciti a portarla a fondo e siamo contenti che comunque, anche se non la inaugureremo, ma la porteremo avanti fino al 90%, e questo credo sia il compito di ogni amministratore, cercare di lavorare col massimo impegno e poi lasciare anche a chi verrà dopo magari la soddisfazione di inaugurarlo, ma insomma, il lavoro è stato fondamentale in questi anni.
In visita a Pistoia, Bartolo, che è il medico di Lampedusa, oggi europarlamentare, ha parlato di migranti, ha detto che i migranti ancora muoiono nelle stragi del mare, ma nessuno ne parla. Ha visitato il centro di accoglienza di Vico Faro, dove i problemi non mancano per l'alto numero di presenti. Nessuno ne parla più, ma ieri c'è stato ancora un naufragio a Lampedusa, continuano ad arrivare, ci sono stati dei morti, però non ne parla più nessuno perché devono fare capire che il problema è stato risolto. Pietro Bartolo, medico e politico responsabile sanitario dal 1992 al 2019 delle prime visite ai migranti che sbarcano a Lampedusa e oggi europarlamentare del PD, attacca chi sostiene che la situazione per quanto riguarda gli arrivi sarebbe migliorata grazie agli accordi raggiunti con la Tunisia e anche con l'Albania. Bartolo ha visitato a Pistoia il centro di accoglienza migranti di Vico Faro, gestito da Don Massimo Biancalani. Per l'europarlamentare il problema non è risolto per nulla e non si risolverà fino a quando noi l'approcceremo nel modo in cui l'abbiamo approcciato, cioè a dire con la deterrenza, con i filo sminati, con i muri, con i rimpatri, con gli accordi con paesi terzi, quello che stiamo cercando di fare con l'Albania, con il Sayed e addirittura di riproporlo con altri paesi, laddove magari ci sono dei dittatori, perché questo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Beh, sicuramente Don Massimo ha fatto delle cose, anche se è stato molto avversato, però veramente un uomo straordinario, coraggioso, e ha tutta la mia solidarietà, motivo per cui oggi sono qua anche per incontrare lui, ma sicuramente anche per incontrare i ragazzi. Questo periodo invernale c'è tanta richiesta chi magari in periodo estivo si arrangia proprio stando anche in strada d'inverno, questo non è possibile, quindi cercano luoghi come questo e noi finché riusciamo, numeri alti, quindi siamo sui 130 persone. A Prato, boom di studenti stranieri, ce ne sono così tanti che la media nazionale qui è stata doppiata. Nelle scuole di Prato quasi un alunno ogni tre è di origine straniera, una percentuale del 28% che è nettamente la più alta tra le province italiane e doppia alla grande quella nazionale che è del 10,6%. I dati riferiti nel corso del convegno Scuola Plurale che si è tenuto al Museo del Tessuto non sorprendono se si considera che quasi un quarto dei residenti nel comune di Prato risulta essere di origine straniera. Per la precisione, al 31 dicembre scorso erano 48.793 su un totale di 196.277 iscritti all'anagrafe. La parte del leone la fanno i cinesi che con 31.482 residenti rappresentano la comunità più numerosa. Tra i residenti stranieri crescono comunque le seconde generazioni. 9.022 risultano infatti essere nati a Prato e 2.422 in altri comuni d'Italia. La presenza di una così alta percentuale di bambini e ragazzi con famiglie straniere fa naturalmente della scuola di Prato una sorta di laboratorio delle politiche di inclusione, con importanti riflessi anche sulla didattica, un aspetto sul quale non c'è molta attenzione a livello nazionale, ma che vede il comune di Prato in prima fila, come ha sottolineato l'assessore all'immigrazione Simone Mangani. Confrontiamo sistemi territoriali che gli enti locali, insieme a partner del terzo settore, agli altri livelli di governo hanno messo in piedi nel corso del tempo, dice, sostituendosi all'assenza dello Stato in tema di politiche di inclusione scolastica in riferimento a territori come il nostro, in cui la percentuale di alunni con background migratorio è particolarmente elevata. La nave Vulcano della Marina Militare, salpata nei giorni scorsi dal porto di Al-Arish in Egitto, ha attraccato al molo Fornelli del porto della Spezia con a bordo 60 palestinesi, bambini che necessitano di cure mediche specialistiche e rispettivi accompagnatori. I bambini feriti sono stati trasferiti in vari ospedali pediatrici in Italia, tra cui il Meyer di Firenze. Si tratta di 4 che si aggiungono ai 3 già ricoverati nei giorni scorsi, arrivati con alcuni familiari. C'è soprattutto un caso a preoccupare, spiega il direttore sanitario Emanuele Gori, che presenta una frattura vertebrale dovuta all'esplosione della sua abitazione, come abbiamo visto anche già in casi precedenti. È stato presentato in regione il primo impianto in Italia per il recupero di materiali da schede telefoniche.
il primo progetto in Italia per l'estrazione di metalli preziosi da schede elettroniche che utilizza un processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale. È quello che il gruppo IREN realizzerà in Valdarno, in provincia di Arezzo. L'impianto, che ha ricevuto l'autorizzazione della Regione Toscana a fine 2023, verrà realizzato all'interno di un polo dedicato all'economia circolare che IREN svilupperà nel comune di Terranuova Bracciolini, per permettere a quella che è una vera e propria miniera urbana una sinergia con l'importante distretto orafo aretino. Dalle 300 tonnellate di schede telefoniche che finiranno nell'impianto verranno recuperati ad esempio 200 kg di oro, 200 di palladio e di argento, 100 tonnellate di rame, oltre a materiali utili per la realizzazione di pannelli fotovoltaici. Oggi più del 90%, se non quasi la totalità delle schede RAE vengono portate all'estero per essere recuperate, quindi rimangono in Europa, ma che comunque vuol dire che sono metalli preziosi che vengono, diciamo, riutilizzati e prodotti sostanzialmente in altre parti che non è l'Italia. Questo è il primo impianto che invece mantiene all'interno dell'Italia questo tipo di materiale, è un impianto che sostanzialmente parte da una decostruzione di fatto della scheda elettronica, quindi vi è la separazione tra le parti non recuperabili oppure plastico o altri materiali che sono recuperabili in parte, si mantiene la parte, diciamo, più preziosa che sono sostanzialmente i semiconduttori, una parte, diciamo, dei circuiti all'interno dell'impianto, con una tecnologia idrometallurgica comunque consolidata, già utilizzata anche all'interno dei processi estrattivi, vengono estratti questi tipi materiali. In questi giorni sono stati avviati i lavori di adeguamento del capannone che ospiterà l'impianto e entro la fine dell'anno verranno portate a regime le attività. Per le elezioni amministrative della prossima primavera il governo ha introdotto una novità che prevede il terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti. A Vaiano Primo Bosi potrebbe dunque tentare di restare in sella, ma il suo partito a livello locale è contrario e questo ha fatto scattare dal livello invece superiore, quello provinciale, la richiesta di commissariamento. Il via libera al terzo mandato dei sindaci per i comuni sotto i 15.000 abitanti fa deflagrare le tensioni in casa PD a Vaiano. È questo il fronte caldo del centro-sinistra pratese in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Una parte del partito locale, guidata dalla segretaria Roberta Roberti, ha dichiarato pubblicamente di non volere il terzo mandato del sindaco uscente Primo Bosi, accusato di aver impostato l'amministrazione sulla logica di un uomo solo al comando. Un'uscita che non era stata né concordata né tantomeno comunicata al segretario provinciale Marco Biagioni, dato che la sua reazione è stata immediata e dura, chiedendo a livello regionale di nominare una figura di garanzia in questo delicato momento. Di fatto è un commissariamento della segreteria di Vaiano, provvedimento contro cui si sono scagliati 7 iscritti, tra cui l'ex sindaca Annalisa Marchi, di cui Bosi è stato vice, attraverso una nota stampa in cui accusano Biagioni di voler mettere il bavaglio al partito locale e rivendicano il diritto di decidere da soli chi sarà a rappresentarli alle imminenti elezioni. Difficile trovare un punto di caduta per Biagioni, consapevole che niente vieta a Primo Bosi di tentare la strada del Tris anche senza il suo partito, con il rischio che a perdere sia tutto il centro-sinistra. È morto la scorsa notte a Firenze Antonio Paolucci, aveva 84 anni, è stato ministro della cultura, una figura di spicco per quanto riguarda la cultura nazionale, una delle più significative del secondo Novecento. L'auditorium degli Uffizi prenderà il suo nome. È morto a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del Polo Museale, ex ministro per i beni culturali durante il governo Dini e anche direttore dei Musei Vaticani. Tra i più stimati storici ed esperti d'arte italiani, era originario di Rimini, dove era nato il 19 settembre 1939. Fu allievo di Roberto Longhi. Scomparso nel tardo pomeriggio di ieri nel capoluogo toscano dove viveva e dove si terranno i funerali, aveva iniziato la sua carriera vincendo il concorso come ispettore delle belle arti all'interno della soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze nel 1969. Nel corso della sua carriera è stato anche soprintendente a Venezia, Verona, Mantova e direttore dell'opificio delle pietre dure a Firenze. Nel 1988 è stato nominato soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Prato e Pistoia, ruolo che lo ha portato ad occuparsi nel 1989
1993 dei danni al patrimonio artistico provocati dall'attentato dei Georgofoli alla Galleria degli Uffizi. Da 1955 a 1966 è stato ministro per i beni culturali nel governo di Lamberto Dini. Con l'istituzione dei poli speciali nel 2002, Palucci viene nominato soprintendente del polo museale fiorentino e nel 2004 diviene anche direttore regionale per i beni storici, artistici e paesaggistici della Toscana. Nel 1997 fu anche nominato commissario straordinario per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi, colpita dal terremoto. Nel 93 ricordo il suo intervento straordinario quando ci parlava dei colli fiorentini che salvaguardavamo, si parlava allora di alcuni interventi sul Mugnone e lui ci descrisse in un discorso epico quello che era il Mugnone delle novelle del Decamerone di Boccaccio, insomma una personalità che ha sempre manifestato accanto a una profonda cultura e interesse per i beni culturali e anche un senso civico che ci fa dire oggi che è morto un grande fiorentino, ma il segno che ha lasciato rimarrà per il futuro. La povertà si può combattere anche acquistando farmaci da banco e regalandoli a chi ne ha più bisogno, un'iniziativa che torna nelle farmacie dal 6 al 12 febbraio. Anche a Pistoia, come in tutta Italia, dal 6 al 12 febbraio si svolgerà la 24esima edizione della giornata di raccolta del farmaco di banco farmaceutico, prevista ogni anno il secondo sabato di febbraio, ma che dal 2020, in occasione del ventennale dell'iniziativa, si è trasformata in un'intera settimana. Sì, un'iniziativa molto importante promossa dall'Ordine dei Farmacisti e dalle farmacie pubbliche e private, che vede il coinvolgimento di moltissime delle nostre realtà associative e assistenziali e soprattutto vedrà il coinvolgimento, speriamo, di tante persone che grazie al loro senso di solidarietà contribuiranno a fornire alle popolazioni che è più fragile sia socialmente che economicamente quel farmaco che può servire nella vita quotidiana. Per 7 giorni sarà possibile acquistare nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa farmaci da automedicazione come antinfluenzali, antinfiammatori, antipiretici, senza obbligo di ricetta medica, i cosiddetti farmaci da banco, affidandoli al farmacista stesso e tramite le associazioni di volontariato donandoli alle persone che ne hanno bisogno. In questo momento in cui c'è un problema economico non indifferente, anche dal punto di vista sanitario si registra una cosiddetta povertà sanitaria, passatemi questo termine, e quindi è opportuno darsi tutti una mano per cercare di aiutare i bisognosi anche in campo sanitario. È un'iniziativa importante che si collega anche ad altre che sono state messe in campo nei periodi ordinari dell'anno dalla società Farcom su stretto impulso da parte dell'amministrazione, come per esempio l'iniziativa Farmaco Sospeso. Una generosità che è fondamentale e importante per coprire i bisogni della povertà sanitaria che è sempre più grave anche nel nostro territorio. E ora ci spostiamo al Politeama Pratese per un laboratorio molto particolare. Sembrerà di entrare nelle pagine di uno dei miti della letteratura di tutti i tempi, un'inedita coproduzione targata Politeama e compagnia TPO per la rassegna Capolavori dietro le quinte, pensata per far scoprire i classici della letteratura straniera in modo contemporaneo, coinvolgente ed immersivo ai ragazzi delle scuole superiori. Siamo di fronte a un esperimento, quello del dottor Frankenstein, fu un grandissimo esperimento e in parte in sedicesimo diciamo lo è anche il nostro. Un spettacolo itinerante in cui i ragazzi sono immersi nel momento in cui proprio lo spettacolo si fa insieme agli attori e ai performer. Si usano tecnologie digitali, si usa questa cuffia che è una cuffia silent system in cui si possono sentire le pagine più importanti del romanzo, lo si fa in italiano e in inglese. La buca dell'orchestra trasformata nel laboratorio del dottor Frankenstein, il filo della narrazione che si dipana fra 7 stanze del ridotto in un itinerario inedito, il dietro le quinte del Politeama Pratese, il tutto avvolto in un'atmosfera da brivido e suspense. Lo spettacolo è un vero colossal site specific nelle diverse stanze del ridotto del Politeama, quindi
transita tra le diverse stanze, passa attraverso anche i cunicoli del teatro per arrivare in platea e finalmente alla fine nel sottopalco, dove dalla buca dell'orchestra si vedrà l'ultima scena. Questa è la nostra ultima notizia. Prima dei saluti vi ricordo alle 21 l'appuntamento è con Casa Viola, alle 23 invece con il film Gli Esclusi, Il Mondo in Guerra con Kirk Cameron. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.